Buongiorno a tutti. Le aziende di produzione hanno al loro interno tutta una serie di macchine che sono costruite da diversi costruttori di macchine. Ogni costruttore di macchine applica la sua filosofia di programmazione, il suo concetto di macchina, il loro sistema proprio di costruzione della macchina. Questo potrebbe creare qualche problematica all'interno del personale, degli operatori, degli utenti finali, perché potrebbero trovarsi a dover gestire diverse tipologie di macchine che fanno esattamente le stesse operazioni, ma devono ovviamente programmarle in modo diverso e quindi non c'è una standardizzazione. Nasce così la OMAC, che è un ente internazionale che cerca di fissare alcune regole soprattutto per le macchine del packaging, le macchine di confezionamento. Queste regole consistono nell'avere un sistema di programmazione standardizzato a comparti, dove ad esempio posso avere la parte che gestisce la manutenzione, la parte che gestisce il ciclo automatico, la parte che gestisce la gestione manuale. E ovviamente tutte queste parti fanno capo di function block che sono standardizzati. Ci sono anche delle parti relative all'interfaccia uomo-macchina, dove le pagine sono costruite in un determinato modo avendo le stesse nomenclature. Questo a prescindere dal tipo di brand utilizzato per i sistemi di automazione industriale. Il vantaggio per l'utente finale è avere per diverse tipologie di macchina un unico sistema di gestione. Per il costruttore avere un unico sistema di programmazione standard applicabile su tutte le tipologie di macchine. Qui entra in gioco Mitsubishi Electric. Mitsubishi Electric segue e vuole seguire queste indicazioni dell'OMAC e quindi ha sviluppato tutta una serie di function block conformi alle direttive OMAC, in grado appunto di permettere lo sviluppo di macchine di confezionamento seguendo la filosofia PAC-ML. PAC-ML che è appunto questo standard fissato dalla OMAC. Quindi Mitsubishi Electric mette a disposizione dei function block per gli sviluppatori che potranno costruire ed eseguire un programma in modalità semplice e veloce, semplicemente parametrizzando certe funzionalità della macchina, e mette a disposizione ovviamente anche l'interfaccia operatore e le pagine dell'interfaccia operatore seguendo sempre le indicazioni della OMAC. In questo modo ovviamente l'utente finale, gli operatori dell'utente finale potranno gestire in maniera semplice, veloce e uniforme la produzione di tutte le macchine. Mitsubishi Electric, your solution partner.